Turchlanda è un luogo piccolo ma incantevole, incontaminato. I suoi pochi abitanti vivono a contatto con la natura. L'edificio più importante di questo minuscolo paradiso è la sua chiesa, 800 anni di storia racchiusi in quattro spoglie mura. È tutta bianca con il tetto rosso mattone e ha ben due fonti battesimali. Il parco intorno è il centro della vita di Turchlanda e ogni domenica si riuniscono tutti qui a conversare amabilmente, raccontandosi problemi e piccole gioie del quotidiano. È il 1859. Oggi è una giornata molto particolare per Elisabeth Gustavsdotter. Figlia della fede luterana, oggi verrà confermata una sorta di battesimo ai sacramenti e finalmente potrà crearsi una sua vita. Sin da bambina ha lavorato in casa, insieme ai tre fratelli, nella grande fattoria di famiglia. Ha una fervida immaginazione, Elisabeth. Sogna di trasferirsi a Göteborg, nella città. E desidera fare la conoscenza di tanta gente ricca e di ricoprire un ruolo importante. Sa che questo va fatto a piccoli passi, con modestia, come è stata abituata, in religioso silenzio. Gli sguardi e forse la cinghia del padre a volte si fanno ancora sentire. Ma lei sogna grandi viaggi, sogna il mare aperto, sogna storie meravigliose da raccontare. Lei che non può raccontare altro se non come si possono mungere vacche e capre. È una ragazza discreta, è molto alta per la sua età, il viso lungo e la carnagione chiara. Ha i capelli ricci e scuri e gli occhi grigi come il mare della Svezia. Ah, dimenticavo, Elisabeth è svedese. Farà la domestica nella capitale presso gli Olofsson fino al 1864 e poi prenderà il mare, come molte, per cercare fortuna. Inventa molte sciocchezze per darsi un tono. Ad alcuni dice che in Inghilterra vivono fantomatici parenti. Ad altri dice che è la domestica di un gentiluomo che vive ad Hyde Park. La sua dote è servita per il viaggio, dopo la morte di sua madre l'anno prima, nel 1865. Quattro anni dopo sposa il signor John Thomas Stride, un uomo di 22 anni più vecchio. Le ricorda quel padre anziano e poco affettuoso che ha avuto. Hanno gestito una caffetteria nella zona di East Londra per alcuni anni, tra alti e bassi, tra abbandoni e abbracci di riconciliazione, tutto scorre fino al 1884. Elizabeth non ama molto quella vita di sacrifici, di novità scarse. Il Dio non li ha benedetti neanche con l'arrivo di un figlio. Ed ora è qui, tra le sventurate di Whitechapel, a rammendare per le sue compagne di destino, a vendere fiori, a pulire le sporche pensioni dove alloggia. Eccola in Berner Street, sotto la sua ruota preferita. Si mette sempre lì, quasi fosse un cartello. È sola. Avviciniamoci. Sentite che voce, caro signore? Ma che eleganza stasera! Sembrate il mio padrone ad Hyde Park. Ho lavorato anni fa per un gentiluomo che poi non era tale. Guarda caso, la sua mano finiva sempre là, sul mio bel culo alto. Oh, pardon, sul mio sedere. Sì, signore, è bene dire le cose come stanno.
Io dico sempre che ho lavorato ad Hyde Park. Quanta ipocrisia tra i benestanti, signore. Tutti casa e chiesa. E poi quando la moglie non c'è. Oh, siete sposato, carino? Vedo nel vostro futuro che lo sarete. Ops, forse lo siete stato. Leggo il futuro. È una dote che mi è venuta la notte dell'incidente sul Tamigi. Io, mio marito e i miei 9 bimbi. 2 li ho persi su quel traghetto. Mentre affondava sentivo le loro grida di terrore. O forse ne ho persi 3. Beh, quando il Dio te ne dà tanti, si fa presto perdere il conto. Ed io sono sempre qui, dalla mia fida amica, la ruota. La vita è proprio così. La ruota gira, gira, gira. Alcuni momenti sei felice, altri sei a culo in terra. Pardon. Sedere. Ma verrà il momento per me di essere di nuovo felice. Lo so. L'ho visto. Io che attraverso la navata con un bell'abito bianco, dei fiori di giglio in mano, come quelle sante che si vedono nei dipinti. Lui sarà un uomo alto, moro e straniero. Un po' come voi, signore. Non so se siete straniero o no. Ve l'ho detto che vedo nel futuro. Datemi la mano. Oh, che linea della vita. Com'è frastagliata, signore mio. Problemi anche voi, eh? Forse al lavoro. Non sarete culo in terra anche voi, perché io devo pagarmi la pensione e non ho tempo da perdere con chi vuole tutto per niente. Ho già fatto scenate a molti, sapete. Chiedete in tribunale di Annie Fitzgerald. Sono io, Elizabeth Stride, mi suona così male. Chi ricorderebbe un nome del genere? Ah, non che abbia molti motivi per essere ricordata, intendiamoci. La vita è una tale noia, caro signore. Venite, venite. Ho capito che qualcosa insieme possiamo fare. Mi state simpatico e di voi mi fido. A mezzanotte e 30, il poliziotto William Smith camminava lungo Berner Street e notò un uomo e una donna sul lato opposto verso il cortile di Duffield, dove fu scoperto il corpo di Elizabeth Stride. L'uomo aveva circa 28 anni, con una carnagione scura e piccoli baffi scuri. Era alto circa 5 piedi e 7 pollici. Aveva un soprabito e un cappello scuro. La donna, che Smith in seguito identificò come Elizabeth Stride, aveva un fiore appuntato alla giacca. Tuttavia, la coppia non stava facendo nulla che potesse destare sospetti. Quindi Smith continuò il suo giro su Commercial Road. Al numero 40 di Berner Street vi era l'International Working Men's Educational Club, fondato nel 1884 da un gruppo di ebrei socialisti. Il membro Maurice Siegel aveva lasciato il club verso mezzanotte e 15 per andare a piedi dalla sua signorina. Ritornato al club verso mezzanotte e 35, trovò la porta chiusa a chiave,
Quindi attraversò i cancelli nel cortile di Duffield ed entrò nel club attraverso la porta sul retro. Non notò nulla sul terreno vicino alla porta mentre passava ed era sicuro che avrebbe notato se un uomo e una donna fossero stati nel cortile in quel momento. Tuttavia, dato che nel cortile era buio pesto, non era in grado di dire con certezza se il corpo di Elizabeth Stride fosse già presente o no. Il super testimone. Il testimone più importante che vide Elizabeth Stride nei 30 minuti precedenti alla scoperta del suo corpo nel cortile di Duffield era un ebreo ungherese di nome Israel Schwarz. Secondo Schwarz, l'uomo era alto circa 5 piedi e 5 pollici, aveva circa 30 anni, con i capelli scuri, una carnagione chiara, un paio di baffi castani. Aveva il viso pieno, le spalle larghe e sembrava leggermente drogato. Mentre Schwarz guardava, l'uomo cercò di trascinare la donna in strada, ma poi la girò e la gettò sul marciapiede. Dopodiché la donna urlò 3 volte, ma non ad alta voce. Schwarz attraversò la strada, poiché sospettava una disputa tra amanti o tra prostituta e protettore. Mentre lo faceva, vide un secondo uomo in piedi, che si accendeva la pipa. Quando Schwarz lo superò, l'uomo che stava attaccando la donna urlò, apparentemente a questo secondo uomo, la parola Lipschi, un modo offensivo per indicare un ebreo. A quel punto il secondo uomo iniziò a seguirlo. Schwarz fu preso dal panico e cominciò a correre. Riuscì a seminarlo quando raggiunse l'arco ferroviario vicino. Questo secondo uomo aveva circa 35 anni, era alto circa 5 piedi e 11 pollici, aveva una carnagione chiara, capelli castano chiaro, baffi marroni e indossava un soprabito scuro con un vecchio cappello di feltro nero. La presenza del secondo uomo è molto misteriosa. Suggerì ad alcuni che il killer potesse avere un complice. Scena del crimine. La gola della povera Elizabeth Stride era orribilmente squarciata con un taglio profondo. Il viso, all'arrivo del medico legale, era ancora leggermente caldo. Suppose quindi che l'omicidio fosse avvenuto tra 00:40 e 1 del mattino. Probabilmente l'assassino era stato interrotto. La donna indossava una sciarpa di seta a quadri che creava un arco rivolto a sinistra ed era fortemente tirata. La sua opinione fu che l'assassino avesse afferrato la parte posteriore della sciarpa di seta e avesse tirato indietro la vittima a terra. Tuttavia non poteva dire con certezza se la gola della donna fosse stata tagliata mentre era in piedi o dopo che era stata buttata a terra. Tagliando la trachea non sarebbe stata in grado di gridare e sarebbe morta dissanguata in circa 1 minuto e mezzo.